Prima di iniziare il mio intervento, io volevo evidenziare tre cose che mi lasciano molto perplesso. La prima cosa è che stamattina è mancato il numero legale tre volte su un provvedimento come la scuola, dove, se io mi ricordo bene, quando il Presidente del Consiglio venne in aula la prima volta ci disse che la scuola per lui, e quindi penso anche per questa maggioranza, doveva essere la priorità. Se la scuola è la priorità e la maggioranza non è in grado di garantire il numero legale per tre volte, mi chiedo le cose che non sono una priorità, dove andate e cosa andate a fare. Seconda cosa, visto che la scuola è una priorità e dovrebbe essere una priorità per questo governo, da quando abbiamo iniziato a trattare questo provvedimento, il ministro non si è mai visto. Guardate i banchi del governo. Del ministro neanche l'ombra. È talmente una priorità che nemmeno il ministro viene in aula a parlare delle priorità di questo governo. È talmente una priorità che questa maggioranza e questo governo, perché ormai la voce gira ed è sempre più insistente, ha deciso di tarpare le ali ancora una volta al dibattito parlamentare perché si è deciso di mettere la fiducia. Ne ha parlato anche il senatore Napolitano, ne hanno parlato alcuni colleghi, l'hanno accennato alcuni colleghi. C'erano 40 emendamenti, 40. Avremmo trattato 40 emendamenti. La fiducia, mettete la fiducia su un provvedimento che teoricamente sarebbe andato via tranquillo. Perché? Perché in commissione, perché in parlando con i colleghi, perché nel dibattito, in tutto quello, nel momento in cui si parla di questo provvedimento, non si è mai parlato e non c'è mai stato un momento di scontro. Qui vuol dire che questo provvedimento è una rottura di scatole che per questa maggioranza, che per questo governo deve essere fatta fuori il più velocemente possibile. Diciamoci le cose come stanno. Oppure in questo provvedimento avete inserito talmente tante stupidate che forse è meglio mettere la fiducia per poterlo far passare il più velocemente per non rischiare eventuali situazioni imbarazzanti in quest'Aula. E quindi, Presidente, l'estate scorsa avevamo la buona scuola, adesso abbiamo le scuole belle. Scuole belle, io di scuole belle ne vedo veramente poche sul territorio nazionale. Sicuramente scuole belle nella testa del nostro Presidente del Consiglio, e sicuramente lui, quando se le sogna di notte, si sogna delle scuole belle, moderne, all'avanguardia, dove in un'Italia ipotetica gestita da lui ci sono scuole belle e accoglienti. Questo provvedimento, Presidente, è un altro strumento per far vedere al popolo, distratto in altro, che il signore di Firenze sta facendo qualche cosa. Dimostriamo che sulla scuola Renzi sta facendo qualche cosa. Nel frattempo, colleghi, le scuole sono obsolete, e sono sotto gli occhi di tutti, cadono a pezzi, gli intonaci in molte scuole crollano addosso agli studenti, ed è notizia anche di pochi giorni fa, i genitori... qui non è senatore Centinaio, me lo dicono i genitori degli alunni che vanno nelle scuole, i genitori costretti a mettere nella cartella, oltre al materiale didattico, anche la carta igienica. Perché? Perché le scuole sono talmente belle che non c'è nemmeno la carta igienica nelle scuole. Però diciamoglielo a Renzi, che magari gliela regala lui. E poi voglio ricordare, l'ha ricordato prima il senatore Bruni e me lo sono segnato, il problema del riscaldamento. Io arrivo dalla provincia di Pavia, dove non fa tanto caldo e d'inverno fa bel freschino. Il presidente della provincia PD, ex senatore PD, cosa ha fatto? Ha ridotto l'orario, i giorni di scuola, invece che essere dal lunedì al sabato, dal lunedì al venerdì, così almeno il sabato la scuola è chiusa e risparmiamo sul riscaldamento. Le scuole sono talmente belle che gli studenti li mandiamo, li comprimiamo, no, e gli facciamo fare meno ore oppure più compresse in modo da risparmiare anche sul riscaldamento. Ma per Renzi le scuole sono belle, sono bellissime, colleghi. Quindi cosa consiste scuole belle? Interventi di facciata per dare sempre più soldi a quelle cooperative amiche degli amici degli amici degli amici. Scuole belle, quando abbiamo parlato, alcuni colleghi hanno parlato della ritinteggiatura, perché è stato quello, scuole belle hanno costretto i bidelli a ritinteggiare le aule di alcune scuole. Ma la cosa
che fa ridere è che i bidelli erano costretti a ritinteggiare fino a 1,90 m, perché oltre ci vogliono le autorizzazioni, oltre ci vogliono le impalcature, i soffitti non si possono toccare, e di conseguenza questi poveri cristi di bidelli ritinteggiavano fino dove riuscivano, perché oltre non si può toccare. Ma non si può neanche scrostare la tinteggiatura che c'era prima, quindi pittura su pittura. Diamo una mano di vernice, così almeno facciamo vedere che qualcosa facciamo. Tanto i cittadini italiani sono distratti in altro e Renzi fa vedere che le scuole sono belle. E vabbè. Però parlando delle cooperative, Presidente, mi è bastato leggere a grandi linee il disegno di legge. Il problema è che non vedo altro che un ulteriore finanziamento, come dicevo, alle cooperative e non un interessamento reale ai lavoratori, come riportato, qui riporto testualmente, al fine di assicurare la continuità occupazionale e reddituale dei lavoratori impegnati. E reddituale? Per non essere prolisso do alcune indicazioni. Prima di tutto si tratterebbe che per i lavoratori di un contratto a termine e non di una continuità occupazionale, considerato che i lavori di scuole belle, la famosa cosa di cui parlavamo prima, terminerebbero comunque a novembre prossimo, quindi di continuità lavorativa non ne parliamo. L'invito ad acquistare attraverso Consip servizi di pulizia e ausiliari, cari colleghi, costa molto di più che assumere direttamente collaboratori scolastici, cioè i bidelli, i quali, oltre a fare le pulizie, si occupano anche di accoglienza, sorveglianza, assistenza, cosa che i dipendenti di Manutencoop, che noi paghiamo profumatamente, non possono fare per contratto. Terzo e non ultimo, il personale assunto percepirebbe uno stipendio dignitoso, considerato che attualmente con il loro lavoro devono guadagnare soprattutto i loro caporali legalizzati, i quali individuano unicamente le persone da mandare nelle scuole, ma la loro organizzazione spetta alle scuole stesse. Quindi un caporalato gestito dallo Stato italiano. E vi faccio un esempio di quanto paga una scuola un mese un bidello a Manutencoop. 4.800 euro per un mese. Pensate che al dipendente arrivino 4.800 euro per un mese di lavoro? Al dipendente è arrivato meno di 1.000 euro. Questo è quello che paga lo Stato italiano per avere un servizio scadente da chi ci sta offrendo servizi scadenti, cari colleghi. Oltre a questa problematica, il mondo della scuola, colleghi, l'avete umiliato l'estate scorsa. Con la buona scuola, adesso c'è la bella scuola, l'estate scorsa c'era la buona scuola, tra un po' Renzi si inventerà una nuova scuola, umiliando gli insegnanti che operano da anni nel mondo della scuola e che oggi si vedono scavalcati da chi la scuola nemmeno la conosce, oppure costretti a dimostrare con un concorso farsa, che fa acqua da tutte le parti e lo stanno dicendo tutti, di essere in grado di insegnare. Persone che insegnano da anni sono costrette a dover fare un concorso e parificate a persone che la scuola non l'hanno mai vista. Questa è la buona scuola di Renzi. Gli insegnanti li avete umiliati, come state tentando di umiliare le GAE con questo provvedimento. Noi, in questo provvedimento, con un ordine del giorno, avevamo riproposto l'adozione del doppio canale, ma ancora una volta, con la vostra fiducia che metterete, non lo potremo nemmeno presentare e non potremo nemmeno trattarlo, questa problematica e questa proposta soprattutto. Su Human Technopol non parlo, Presidente, hanno parlato persone molto più competenti di me, che hanno detto chiaramente, almeno hanno fatto capire chiaramente, l'ennesima bufala e le ennesime fregnacce che vengono raccontate agli italiani. Quando agli italiani si raccontano determinate cose, quando si racconta faremo determinate cose, abbiamo dei progetti, vogliamo fare qualcosa, le si facciano, ma le si facciano in modo competente e dopo aver ascoltato persone competenti. Però il problema è che è più facile ascoltare il Presidente Renzi, che non sa nemmeno di quello che stava parlando, piuttosto che ascoltare la senatrice Cattaneo, che forse avrebbe potuto spiegare prima al Presidente del Consiglio, se interpellata,
qualche cosa in modo da non fargli fare l'ennesima figuraccia a livello internazionale. Perché noi facciamo figuracce, perché questa persona ha purtroppo la sindrome dell'annuncite e deve raccontare sempre al mondo le cose che deve fare, che vuole fare, e poi non è in grado di farle, cari colleghi. Cari colleghi, è vuoto, e quindi potremmo chiedere anche il numero legale, teoricamente, ma sappiamo, non lo faccio Presidente, ma avviso chi magari poche persone ci stanno ascoltando che è vuota la sala, l'aula del Senato. Sul buono cultura, i 500 euro, Presidente, ho quasi finito. Lo diamo anche ai cittadini extra UE, ma sì, diamoli a tutti, gli 80 euro a destra, a sinistra. Adesso si è deciso di spendere 12 milioni di euro, ben 12 milioni di euro, da dare quei famosi 500 euro che venivano dati ai giovani diciottenni, e abbiamo deciso di darli anche ai cittadini extra UE. Con quei 12 milioni di euro, caro Presidente del Consiglio che non ci ascolti mai, quei 12 milioni di euro potevamo utilizzarli per fare altro, per migliorare la didattica per gli studenti, per le lavagne tecnologiche, per le aule, per qualsiasi cosa, ma non per chi viene in Italia e non si sa far che cosa. E quindi, Presidente, io termino dicendo che ancora una volta questo prodotto è prodotto della mente di uno che le scuole non le conosce, di qualcuno che la scuola non la conosce. Invitiamo a fare una gita, la famosa gita che si faceva a scuola, al Presidente del Consiglio, invitiamolo in gita, nelle scuole, a confrontarsi, non a farsi cantare le canzoncine come all'inizio della legislatura, i bambini che gli cantavano le canzoncine come ai tempi del fascismo, a vedere cosa succede nella scuola, in modo che non vengano prodotte cose del genere, perché andando avanti così la scuola la affossate. Quello che avrò da dire oltre lo dirò in dichiarazione di voto sulla fiducia che metterete anche questa volta. Grazie. Grazie, senatore.